Ciao a tutti! Come vi avevo annunciato nel precedente video, oggi ci dedichiamo al tema TBR. Parleremo della mia TBR estiva, di com'è andata brevemente, e poi vi mostrerò la mia TBR per l'autunno, diciamo da oggi direi più o meno a fine anno. Allora, ho alcune considerazioni generali da fare sul discorso TBR, ma non intendo fare lunghe premesse ora. Preferisco, man mano che andiamo a vedere come è andata la mia TBR estiva e poi parliamo dei futuri libri che vorrò leggere, così fare delle considerazioni man mano che appunto vediamo i libri. Allora, io avevo fatto a maggio, mi sembra, un video in cui vi proponevo, vi mostravo un elenco di libri che avevo intenzione di leggere nell'arco dell'estate, tutto settembre compreso, quindi in teoria sarei ancora in tempo a fare qualche lettura di quella TBR. Vi avevo già un po' detto che cosa penso delle TBR, il fatto che comunque non le faccio mensili e che comunque sono diluite nel tempo, sono un'indicazione di massima, ma che poi ci possono essere sempre delle modifiche nel corso dei mesi, ad esempio. Questo ve l'avevo già detto, però diciamo che nell'arco di questi mesi ho aggiunto alcune considerazioni in merito appunto al discorso TBR, ovvero libri che ci proponiamo di leggere, che non abbiamo ancora letto, ci proponiamo di leggere nell'arco di un tempo futuro più o meno prestabilito. Ma partiamo con quello che è stato da giugno ad oggi. Allora, vi avevo mostrato l'intenzione, vi avevo fatto vedere questi libri. Volevo leggere Jane Eyre, Il grande mare dei Sargassi e l'isola di Arturo, li ho letti. Ho letto la trilogia della frontiera di Cormac McCarthy e ho letto Luce d'agosto di Faulkner. Poi avevo inserito sei libri non fiction, tra cui scegliere due o tre libri, ne ho letto uno, ovvero Lezioni americane di Italo Calvino. Cosa mi è rimasto fuori? Cosa non ho letto? Non ho letto I detective selvaggi di Bolaño, non ho letto All'ombra delle fanciulle in fiore, secondo volume della Recherche di Proust, non ho letto Oblio, raccolta di racconti di David Foster Wallace, e nei sei libri di non fiction che non ho letto c'erano Sovietistan di Erika Fatland, La brigata dei bastardi di Sam Kean, Sapiens d'animali a dei di Harari, La scimmia egoista di Money e Proust senza tempo di Piperno. Quindi diciamo che tra i romanzi barra raccolte di racconti non ne ho letti tre, ne ho letti cinque. Su due o tre non fiction che volevo leggere, ne ho letto uno. Quindi posso dire di aver rispettato la TBR più o meno al 50%, 50-60%, diciamo così. Ora, la considerazione generale, quella di base, che sta sempre alla base, scusate la ripetizione, delle mie scelte per i futuri libri, è che appunto, queste sono indicazioni generali. A me piace fare delle liste, darmi una specie di indirizzo, una specie di percorso, ma poi comunque rispondere al mio istinto, a ciò che veramente ho voglia di leggere. Devo dire che però quest'estate ho notato una cosa, che è una cosa che mi succede abbastanza spesso e se mi seguite da un po' ormai forse l'avrete capito. Sempre più spesso, per quanto mi riguarda, libro chiama libro. Che cosa significa? Che alle volte mi capita di capire, mentre sto compiendo delle letture, che ho più voglia di seguire un indirizzo che mi stanno dando le letture che ho in corso. Quindi di seguire comunque una sorta di percorso, per cui la mia scelta magari è istintiva, sì, ma relativa a un percorso che si sta compiendo in maniera spontanea, ma che comunque è un percorso. Quindi quando succede questo, io vado dietro a questo istinto guidato, che sembra una contraddizione in termini, ma spero di essermi fatta capire che ogni tanto mi prende, ok? Quindi che cosa è successo? Che
I Detective Selvaggi, ad esempio, che è uno dei libri più importanti per quanto riguarda la letteratura latinoamericana, direi contemporanea, ma quasi un classico ormai, non l'ho letto perché mi sono resa conto che ho voglia di mettermi un po' più, come dire, un po' più programmata in futuro sulla letteratura latinoamericana. Quindi non fare una lettura di questo genere così un po' avulsa dal contesto. Questo non significa che necessariamente farò un percorso come quello che vi ho proposto e sto facendo in merito alla letteratura americana, ma significa che sento che una lettura di questo genere preferisco un po' più contestualizzarla all'interno di altre letture che voglio compiere. Il secondo libro della Recherche, ad esempio, non mi ha chiamato particolarmente perché io ho una serie di libri del Novecento europei, dei classici del Novecento europei, che anche qui ho voglia di affrontare con un criterio. Quindi voglio leggere quel secondo volume della Recherche dentro una specie di così, esplorazione del Novecento europeo. In questo momento mi ha chiamato di più, soprattutto dopo la lettura di Trilogia delle Frontiere Luce d'Agosto, il percorso americano. Tant'è che al termine di queste letture, comunque nell'arco dell'estate, perché mi sono arrivati dei libri per il compleanno, tant'è che ho proprio deciso di fare questo percorso americano e quindi di lasciare un po' più da parte altre letterature che affronterò contestualizzandole meglio. Questo è un mio modo di vedere la lettura e poi il mio modo di adesso potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ripeto, non significa che mi debba fare per forza, mi debba imporre per forza delle rotaie da cui non si può assolutamente deragliare. Significa che se deraglio c'è un motivo. Ecco, non so se mi sono spiegata. Io ho molto a cuore una canzone di Francesco De Gregori, vecchissima, Buffalo Bill, che a un certo punto dice, la differenza tra il bufalo e la locomotiva salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Ecco, io nella vita voglio essere il bufalo. Cioè sono il bufalo, non è che voglio, è che sono proprio fatta così. Quindi scartare di lato, alle volte, perché no, anche cadere, ci sta. In ogni caso seguire questi miei, diciamo, queste mie deviazioni. Faccio le liste lo stesso, faccio le TBR lo stesso, sì, perché comunque mi piace avere dei percorsi piuttosto definiti, delle indicazioni di massima, dalle quali scartare eventualmente. Ecco, spero di essermi spiegata in qualche modo. Questo è anche il motivo per cui non necessariamente i libri che ho in una TBR stagionale, lì che non ho letto, li riporto nella TBR stagionale successiva. Non tanto perché magari le atmosfere, il momento in cui ho scelto certi libri erano stagionalmente più adatti a quel tipo di libri. Cioè non è che credo che questi libri siano estivi e che quindi adesso non li possa leggere, no. Ma non intendo neanche avere delle liste di libri che devo assolutamente leggere, quindi per cui quelli che non ho letto prima li devo leggere dopo. No, tutti questi libri, come vi ho detto, quelli che non ho letto rispondono ad altri percorsi, ad altre esigenze che non ho intenzione di seguire adesso perché sono più concentrata su altro. Quindi All'ombra delle fanciulle in fiore, I Detective Selvaggi probabilmente saranno letti nel 2024. Tra i libri di non fiction ce n'è giusto uno, tra quelli che vi ho citato qui, che vedrete in questa TBR autunnale, ma perché si è inserito come il cacio sui maccheroni in una serie di letture che alle volte, anzi direi quasi casualmente, mi sono capitate concatenate l'una all'altra e questo libro ci sta davvero benissimo. Ora, fate tutte queste valutazioni sulla mia TBR estiva, partiamo con la TBR autunnale. Ovviamente non vi riporto in questo video tutto il mio percorso alla scoperta dell'America che vi ho illustrato abbondantemente e che mi avete già detto qualcuno farà assieme a me. Comunque vi lascio in info box, vi riporto in info box tutto,
per quanto riguarda quel percorso di letture, tappe, libri che si leggono, tutto quanto. Quindi se siete interessati, qua sotto avete tutto. Ovviamente quei libri sono obbligatori, tra virgolette, perché insomma fanno parte di un percorso che ho intenzione di fare e oggi non ve li ricito, evidentemente. Allora, direi che partiamo a questo punto dai libri che sono praticamente sicura di leggere, perché anche qui ci sono dei motivi che mi rimandano a questa sicurezza. Il primo, quello che a parte il progetto americano inizierò subito, tra pochissimi giorni, è la saga dei Melrose di Edward St. Aubyn. Questo libro, Neri Pozza, contiene tutti e cinque i volumi. Parliamo di Non importa, Cattive notizie, Speranza, Latte materno e Lieto fine. Li ho già divisi con i miei segnapagine, vi dico che questo lo leggerò sicuramente perché è una lettura che io condividerò con un'altra persona un libro alla settimana. Quindi questo è un programma che io e questa persona abbiamo deciso di rispettare, di seguire assieme, quindi questo libro sarà letto. Ho tantissima voglia di leggere questi cinque romanzi e soprattutto penso che questo sia un libro che si presti moltissimo a essere analizzato, scandagliato, valutato mentre lo si legge con qualcun altro. Quindi questo è certo. Poi, un'altra cosa non vi ho detto, tra i libri che vi faccio vedere oggi ci sono anche dei libri in alternativa l'uno all'altro, quindi ci sono dei gruppi di libri che per me sono una rosa tra cui scegliere. Allora, questi due libri sono in alternativa l'uno all'altro per forza di cose, perché sono quelli che io vi ho proposto da scegliere per me, anche qui nel video scorso, no, 2 video fa, non lo so perché oggi è il 17 settembre, ma voi questo video lo vedrete sabato e io non ho ancora pubblicato un sacco di video che sono già lì pronti. Quindi faccio fatica un po' a raccapezzarmi. In ogni caso, ad oggi, nel momento in cui esce questo video, è già uscito il vincitore tra questi due libri. Quindi io in questo momento non lo so. Ho dei sospetti che vincerà Ablomav perché ad oggi, appunto, ha più voti questo libro rispetto a questo. Però, appunto, la votazione non si è ancora conclusa, quindi non ne sono certa, ma ne sarò certa al momento dell'uscita di questo video. Quindi, con tutta probabilità, leggerò Ablomav di Goncharov. Quindi, questa è l'alternativa. Anche questo, quindi, è una lettura, diciamo, sicura. Poi, un'altra lettura sicura, perché qui risponde a un progetto che mi sono anche qui, che ho deciso io a inizio anno, è la lettura di La macchia umana di Philip Roth. A inizio anno ho deciso di leggere la The USA Trilogy di Philip Roth, composta da Pastorale americana, Ho sposato un comunista e La macchia umana, e di dedicare un video a ciascuno di questi libri. Pastorale americana l'ho letto in gennaio e c'è il video, Ho sposato un comunista a giugno e c'è il video, quindi vorrei chiudere leggendo questo a dicembre e quindi realizzerò il video su questo libro. Quindi un libro della USA Trilogy ogni 6 mesi di Roth è qualcosa che mi piace tantissimo fare, quindi anche questo ci sarà. Questo libro ne chiama un altro. Subito dopo aver letto questo, vorrei leggere Vergogna di Coetzee, un libro molto famoso. Coetzee ha vinto il premio Nobel perché ci sono dei presupposti di trama che sono piuttosto simili a quelli contenuti in La macchia umana. Però so anche che poi lo sviluppo della trama, ma anche le modalità di affrontare determinate questioni sono molto diverse fra Roth e Coetzee. Sapete che a me piace tantissimo fare questo tipo di confronti, quindi diciamo che mi sembra abbastanza chiaro che questo libro chiamerà la lettura di questo. Vi leggo solo un attimo qui dietro di cosa parla questo libro, anche se è famosissimo e lo conoscerete tutti. Allora, per un uomo della sua età, 52 anni, divorziato, gli sembra di aver risolto il problema del sesso piuttosto bene, ma forse non è così. Se una sera David Lowry, insegnante alla Cape Town University, invita un allievo a bere qualcosa, poi a mangiare un boccone e infine a passare la notte con lui. Una notte che non resta isolata, che diventa una storia e che finisce con una denuncia per molestie sessuali.
allontanato dall'università, David chiede ospitalità alla figlia Lucy in campagna, nella parte orientale della provincia del Capo, dove la convivenza tra diverse etnie, diverse tradizioni, diversi Sudafrica è aspra come la terra che Lucy coltiva. Quindi c'è l'adeguamento di David a una nuova vita. Questo libro, vincitore del Booker Prize nel 99, mette in scena le trasformazioni del Sudafrica post-apartheid, eccetera, eccetera. Abbiamo in entrambi i casi quindi due professori universitari che per motivi diversi, ma per ragioni tra virgolette personali, sono allontanati dal proprio lavoro, dall'università. Entrambi si devono reinventare una vita e quindi riflettere eventualmente su eventuali errori, ma entrambi questi libri poi ampliano lo spettro di analisi dell'autore sulla situazione sociale e politica degli stati a cui appartengono i personaggi, ma anche gli scrittori, quindi Stati Uniti in questo caso e Sudafrica in quest'altro. Capite che secondo me la lettura combinata di questi due libri ha molto senso, almeno ai miei occhi. Poi, altra cosa che riguarda sempre i miei progetti personali, in questo caso direi più una tradizione, devo leggere il mio Dickens annuale. Io ogni anno leggo almeno un libro di Charles Dickens e quest'anno è l'anno di Dombey e figlio, che ho in questa vecchissima edizione Burr. Io tendenzialmente, se riesco, tendo a sostituire queste vecchie edizioni che ho, ma dipende perché questo non è scritto, cioè è scritto abbastanza piccolo, ma l'interlinea è assolutamente gestibile. Una volta, spesso dividevano i libri lunghi in tomi, che è una cosa buona e giusta secondo me perché è perfetta sia per la maneggevolezza del libro, per la facilità di lettura, per il fatto che è leggero, eccetera, ma anche perché permette appunto diciamo un'accessibilità dal punto di vista proprio della vista ai libri che oggi a volte dipende, insomma, non sempre c'è. Tra l'altro queste edizioni bruttine esteticamente erano fantastiche dal punto di vista dell'apparato critico. Io ho messo qui questo segnalibro non perché abbia già iniziato a leggere il libro, ma perché fino a pagina 70, 74, scusate, sono stata interrotta, non mi ricordo dove ero arrivata. Credo che vi stessi dicendo che fino a pagina 74 abbiamo una prefazione al libro, la lista dei personaggi, una prefazione divisa in capitoli, insomma, c'è un apparato stupendo. Dombey e figlio è un libro che mi attira tantissimo, non mi ricordo, credo che sia il tredicesimo o il quattordicesimo che leggo di Dickens, e più che leggervi quello che c'è scritto qui dietro a livello di sinossi, vi leggo quello che c'è scritto sul secondo volume. Questo libro in questa edizione ha 1126 pagine, comprese le 70 di prefazione, perché è l'incipit. È il capitolo primo e per me questo è uno degli incipit più belli del mondo. Dombey aveva circa 48 anni, il figlio circa 48 minuti. Dombey era piuttosto calvo, piuttosto rosso e pur essendo in tutto e per tutto un bell'uomo, aveva un atteggiamento troppo rigido e pieno di sé per riuscire attraente. Il figlio era molto calvo e molto rosso e pur essendo, come è naturale, innegabilmente un bel neonato, appariva nel complesso ancora un po' sgualcito e chiazzato. Sulla fronte di Dombey, come su un albero destinato al momento giusto a essere abbattuto, il tempo e l'ansia, sua sorella, avevano impresso qualche solco, mentre il viso del figlio era attraversato da migliaia di piccole pieghe che quello stesso tempo impostore si sarebbe divertito a lisciare col piatto della sua falce fino a farle scomparire, come per prepararsi la superficie su cui poi avrebbe agito molto più in profondità. È un incipit straordinario. Io ho la sensazione che questo lo leggerò sotto Natale. Potrebbe essere l'ultimo libro dell'anno, comunque sarà il libro del mese di dicembre perché io adoro leggere Dickens a Natale. Questo più che un mio programma è una mia tradizione personale. Poi,
Nel video che avete visto mercoledì, quello che riguardava gli acquisti compiuti a settembre-ottobre del 2021, vi avevo mostrato una rosa di libri non letti acquistati in quel bimestre, tra cui volevo scegliere una lettura da compiere in questo bimestre. Ne erano usciti 3 o 4, mi sembra. Il più probabile, mi sa, tra quelli è Mia cugina Rachele di Daphne du Maurier, semplicemente perché è tanto tempo che non leggo questa autrice, a me piace da morire, e perché le atmosfere, le sensazioni, l'inquietudine, che porta, Daphne du Maurier in queste letture si attaglia perfettamente, secondo me, alla lettura in autunno. Quindi voglio dedicarmi a questa lettura. Parliamo di una donna misteriosa che va in qualche modo a sconvolgere la vita di un uomo, ma non solo. Non voglio sapere troppo di più rispetto, a questo, e mi sa che tra settembre-ottobre, più probabile ottobre, questo sarà letto. Poi, questi diciamo sono quelli che vi ho mostrato adesso dei miei programmi. Però seguo anche il programma di qualcun altro, specialmente i mattoni inglesi di Ilenia Zodiaco. Allora, ad oggi ho riletto alcuni libri, non tutti, quelli che ha proposto Ilenia, ma erano riletture. L'unico libro del programma che io non ho ancora letto è quello previsto nella tappa di settembre-ottobre, e parliamo di Via dalla pazza folla di Thomas Hardy. Pur amando molto la letteratura vittoriana, io non ho ancora mai letto un libro di Thomas Hardy, quindi ritengo che questa sia l'occasione perfetta per farlo. Quindi anche qui probabilmente in ottobre leggerò questo libro. L'ultima tappa, sempre dei mattoni inglesi, Ilenia l'ha dedicata a Virginia Woolf e nello specifico alla lettura della signora Dalloway, che vi mostro in questa splendida edizione Essay, che io ho già letto in Mondadori. Ora non so se, onestamente, non so se lo rileggerò in questi mesi, perché ne ho un ricordo piuttosto chiaro, e perché io ogni tanto, a dire la verità, questo libro me lo ritiro fuori e mi rileggo degli stralci qua e là, perché è un libro che a me ha parlato moltissimo proprio in quanto donna. Cioè, secondo la mia esperienza di lettura di questo libro è andata molto oltre il valore letterario, la valutazione della bellezza di un libro che si è letto. È proprio parlato a me come persona, quindi ogni tanto io me lo tiro fuori, me lo rileggo a stralci, quindi non è detto che io lo rilegga dall'inizio alla fine nell'arco del mese di novembre barra dicembre. Quello che però voglio sfruttare però questi mesi per leggere questi due libri. È tantissimo che vi riporto sul canale, ma ora è arrivato il momento davvero. Possiedo la mia anima di Nadia Fusini, che è la più grande studiosa di Virginia Woolf italiana, una biografia di Virginia Woolf, la biografia di Virginia Woolf, almeno per quanto riguarda l'Italia, questo me lo voglio sparare a tutti i costi. È un libro di Virginia Woolf che io incredibilmente non ho ancora letto, sarò rimasta l'unica al mondo, ovvero Una stanza tutta per sé. Quindi anche questi due libri legati ai mattoni inglesi li voglio affrontare. Poi che cosa succede? Succede che ci sono anche qui due coppie di libri in alternativa l'uno all'altro. Dico così ora, poi magari li leggo tutti e quattro, poi magari non ne leggo nessuno, valgono le premesse che ho fatto all'inizio. Allora, ho qui due libri di letteratura americana contemporanea che sono recensiti in Americana di Luca Briasco. Quel libro, ve l'ho già spiegato, contiene 60 schede relative a 60 libri di cui Briasco appunto ci parla, ce li illustra. Ho voluto scegliere due libri che probabilmente io non avrei letto se non grazie a questo tipo di spunti, quindi non due libri della letteratura americana super mega iper famosi, molto chiacchierati sui social, ma il contrario, esatto, almeno questo senza dubbio. Bret Anthony Johnston con Ricordami così, l'avete visto nell'ultimo book haul. Ho sfruttato un buono del compleanno per acquistarlo. L'avevo visto in prima battuta sul canale di Giovanna De Sabata, ma appunto ne parla Briasco. Questa è la storia di una famiglia dilaniata dal dolore perché un bambino è scomparso da 4 anni,
un bambino appartenente a questa famiglia, il bambino però torna illeso in questa famiglia e tutta la storia che è corale e dai punti di vista dei familiari riguarda il riabituarsi a questa nuova realtà, a questo ritorno. L'altro invece è appunto in alternativa a Ricordami così, è Canada di Richard Ford, questo probabilmente più famoso di questo, comunque non un libro che io fino a 2 o 3 mesi fa avevo nei radar o che avessi necessariamente intenzione di leggere. Ho sfruttato in questo caso la collana americana che esce col Corriere della Sera e questo libro mi ispira tantissimo. È un uomo che ci racconta la storia della sua famiglia, una famiglia americana come tante, che però si macchierà nell'arco del corso della sua storia di diversi crimini. Quindi sono due libri questi che mi attraggono moltissimo proprio perché non li avevo preventivati, ecco. Poi, due libri che a me sanno tantissimo di autunno. L'autunno è una stagione che io adoro, forse è la mia stagione preferita, ed è la stagione, secondo me, che più rimanda alla memoria. Ricordi, memoria, tempo. Sono questi temi che secondo me è bellissimo affrontare in questa stagione. E anche qui ho due libri in alternativa. Uno di Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno, famosissimo, anche qui parliamo di un premio Nobel, la storia di un maggiordomo di una ricca famiglia inglese che in vecchiaia si dà uno sguardo alle spalle, ripensa alla sua vita e al fatto che probabilmente non l'ha vissuta come avrebbe voluto, gli è scorsa senza che se ne accorgesse, dedicandosi solo ed esclusivamente ai bisogni e alle esigenze degli altri. Credo che sia un romanzo estremamente introspettivo, dove il discorso memoria, tempo, rimpianti, rimorsi, occasioni perse. Credo che ci sia tanto di questo in questo libro. E l'altro, vabbè, parla del tempo e della memoria, e lo si capisce dal titolo, il famosissimo oramai Cronorifugio di Georgi Gospodinov, che fa della, diciamo, realizzazione fisica del passato, quindi del riportare il passato a qualcosa di tattile, di esistente, il punto focale di tutta la narrazione. Quindi anche questi sono due libri in alternativa l'uno con l'altro. Poi, letteratura italiana. Sapete che quest'anno un pochino ho letto abbastanza di più di scrittori italiani rispetto ad anni precedenti e qui ho deciso di mettere in questa TBR un classico del Novecento e un romanzo di letteratura contemporanea. Qui non so se in alternativa, se li leggerò tutti e due, non mi sono posta dei limiti. Il primo assolutamente che voglio leggere per quanto riguarda il Novecento, in questo momento la mia priorità rispetto a quelli che ho, è Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Mi ispira troppo anche per la sperimentazione a livello narrativo, linguistico che c'è in questo romanzo. In questo romanzo noi leggiamo una serie di incipit di libri e non arriveremo mai allo svolgimento, alla fine di questi libri. È la storia di un lettore che per varie ragioni si trova a iniziare dei libri e a non riuscire a finirli. Immagino che proverò anche una certa frustrazione in questo senso, ma io non vedo l'ora di vedere i cambi di registri stilistici di Calvino in questo libro. Mi ispira da morire. E poi di Alessandro Piperno, Di chi è la colpa? Non ho mai letto Piperno. Lo voglio affrontare a tutti i costi. Questo, che è l'ultimo romanzo pubblicato da questo autore, è quello che anche per trama mi ispira di più. C'è anche qui c'è un po' di storia familiare, di relazioni, di rapporti, di sensi di colpa, di passato. Mi ispira veramente tantissimo. Poi, due letture che ci stanno appunto come il calcio sui maccheroni rispetto a delle letture che sto compiendo ora, su cui non vi dico niente perché ci sarà luogo, modo, tempo di parlarne meglio. Sono due letture che hanno a che fare con la bomba atomica, con i disastri, con i problemi legati all'etica, nella scienza. Sto facendo delle letture in merito, non vedo l'ora di parlarvene. Allora, sempre grazie a un regalo di compleanno, ho qui da leggere Oppenheimer di Kai Bird e Martin Sherwin. Questo libro vinse il Pulitzer
Pulitzer, non vedo in che anno, ma non fa niente, è il libro da cui ovviamente Nolan ha tratto ispirazione per il film di enorme successo nelle sale in questo periodo. Io non ho visto il film, voglio leggere prima il libro, mi ispira moltissimo, non so dove lo infilerò questo libro perché è un bel mastodonte e credo che sia piuttosto denso. Si tratta di una biografia, credo, estremamente dettagliata, perché adesso vi faccio vedere da dove iniziano le note. Cioè, è dettagliatissima. Allora, pagina 700. Allora, la storia, cioè la storia, il romanzo arriva a pagina 720. Questa roba qui sono tutte fonti e note. Quindi ho tremendamente voglia di leggerlo. E legato a questo, il libro che mi porto invece dalla TBR estiva è La Brigata dei Bastardi di Sam Kean. Anche qui abbiamo a che fare con la bomba atomica, ma il punto di vista, la storia, tutto è molto diverso da quello che c'è scritto qui. Qui parliamo di un'operazione segreta, posta in essere dagli Stati Uniti e da altre nazioni alleate. Per cui una serie di personaggi, compresi fisici, ma anche sportivi, militari, una serie di personaggi fa in modo, agisce affinché Hitler, non, durante la Seconda Guerra Mondiale, non metta le mani sulla bomba atomica e non sia in grado neanche di produrla. Sono curiosissima di mettere a confronto questi due volumi, non per motivi letterari, perché questo sono entrambi libri di non fiction in realtà, ma ovviamente hanno impostazioni diverse, si occupano di cose diverse, ma perché per i problemi etici, cioè nel caso degli Stati Uniti e degli alleati, si è fatto sì che Hitler, cioè questa operazione ha contribuito a far sì che Hitler non avesse nelle sue mani la bomba atomica. Probabilmente se Hitler l'avesse avuta l'avrebbe utilizzata, però chi è che poi l'ha utilizzata alla fine? Gli alleati. Quindi insomma ci sono una serie di questioni che grazie alla lettura di questi due libri potrei approfondire. Sono i più in forse in realtà questi, perché in realtà mi piacerebbe leggerli subito, ma al momento ho delle altre priorità. Quindi non lo so, sono un bel mattoncino, però magari me li metto lì con calma e nell'arco dei mesi poi li vado a leggere. Poi una raccolta di racconti che tendo ad avere sempre gemellata a letture di romanzi o di saggi, anche se devo dire che sto giro c'ho tutta la raccolta di racconti, ho tutta la raccolta di racconti, l'antologia di Vittorini americana, quindi i racconti della legge ne ho abbastanza. Però appunto vi ho detto che quel progetto alla scoperta dell'America è molto strutturato, sarà una lettura più sistematica rispetto a leggere un racconto ogni tanto qua e là. Perfetto per questo tipo di lettura invece è Un giorno come un altro di Shirley Jackson. Il penultimo libro che ho da leggere di Shirley Jackson. E mi piacerebbe tanto, anche qui con calma, uno o due racconti al giorno, farmi accompagnare per un po' da Shirley. Mi piace stare in mezzo alle sue pagine e ormai lo sapete. E poi gli ultimi tre libri che vi mostro, anche qui probabilmente sono in alternativa, diciamo che sono i libri a cui ho pensato per primi. Per intervallare da intervallare, da utilizzare come intervallo tra una lettura ponderosa e l'altra. Quei libri veloci, fulminanti, ma intensi, che malgrado la loro brevità possono veramente dare molto. E mi sono rivolta a tre scrittrici, due delle quali le ho già lette e una invece non la conosco. Mi rimane un libro a casa da leggere di Amélie Nothomb, che non ho ancora letto. Parliamo di Anticrista, il racconto di un'amicizia tossica tra due ragazze adolescenti. Questo mi ispira molto, anche se anche qui per me la Nothomb è estate, ma non perché parli di atmosfere estive, anzi i romanzi sono spesso anche molto cupi, ma perché io spesso la leggo in estate, come Dickens e Natale, la Nothomb è estate, però è lì, diciamo, papabile da infilare fra una lettura e l'altra. Un'altra scrittrice che io ho già letto, ma con solo un libro, ovvero Il Dio del Massacro, è Yasmina Reza.
con Felici i Felici. Il dio del massacro non è fulminante, è un colpo di fucile. E ho la sensazione che questa scrittrice sia così, qualunque cosa scriva e abbia scritto. Di questo libro ho sentito parlare prima, per la prima volta da Elena Monti, ne ha parlato anche diverse volte Ilenia Zodiaco, e anche qui credo che questa scrittrice risponda proprio a quell'idea di pugno nello stomaco a livello intellettuale di cui potrei aver voglia appunto tra un libro e l'altro. Un'autrice invece che non ho mai letto, che potrò conoscere grazie alla collaborazione con romanzi.it, vi lascio qui sotto come sempre il link di riferimento e il mio codice sconto se volete usufruirne, è Guadalupe Nettel con Il corpo in cui sono nata. Anche qui abbiamo una scrittrice abbastanza chiacchierata tra i lettori, che mi andrebbe proprio di conoscere con questo titolo. Con questo ho terminato di mostrarvi i titoli che ho, diciamo, in pole position con tutte le specifiche del caso che vi ho fatto all'inizio e che non vi ripeto. Avete visto che tanti sono in alternativa l'uno all'altro. Mi sono lasciata lo spazio per il mio progetto americano, che è quello a cui tengo veramente tantissimo. E anche ad altri titoli, cioè ho voglia di buttarci dentro qualcos'altro. Non mi stupirebbe affatto se la metà di questi libri non fossero letti da qui a Natale, cioè, anzi, è proprio quello che mi aspetto che accada. Fatemi sapere cosa ne pensate voi delle TBR. Tante persone nell'arco del tempo mi hanno detto: no, io vado in libreria, prendo il primo libro che mi ispira e lo leggo. Tante persone si fanno TBR molto più stringenti delle mie. Insomma, fatemi sapere se volete cosa ne pensate, se avete delle urgenze, dei libri che avete voglia di leggere quanto prima che vi stanno chiamando e che libri sono, perché sono veramente molto molto curiosa. Detto ciò, ho terminato. Io come sempre vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!